Buongiorno amici e amiche, buon venerdì 11 giugno 2021. Oggi Sacratissimo Cuore di Gesù. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, versetti 31-37. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Il dono totale disinteressato appartiene solo a Dio, che crea tutto per amore senza aspettarsi nulla in cambio dalle sue creature. Poi crea noi a sua immagine, senza gelosia, affinché anche noi fossimo capaci di avere un amore come il suo. Ma abbiamo paura di amare così, o forse abbiamo dimenticato come si ama in modo totale e gratuito, perché presi dalle dinamiche utilitaristiche del mondo. Allora Dio Padre manda il suo figlio, Gesù, per ricordarci come si fa. Gesù nasce lasciando le sue altezze, ma dimostra la sua grandezza, facendo sentire ciascuno valorizzato e accolto. Sono atteggiamenti a cui non siamo abituati, basta notare la crescente incapacità di guardarci negli occhi quando parliamo, l'incapacità di dirci la verità con carità, l'incapacità di trovare del tempo per chi vuole stare con noi in modo pieno. Non siamo in grado di soffrire più di un minuto e chiediamo a Dio di allontanare subito da noi quel dolore. Il cuore di Gesù è sacro perché cerca di non staccarsi mai dal cuore del Padre. Nel battesimo siamo chiamati a confermarci a Lui. E tu? Fai degli esercizi per spingere il tuo cuore a somigliare a quello di Gesù. Buona giornata a tutti!